Ce qui se passe en Tunisie n'intéresse pas la Tunisie seulement, ça intéresse tout le monde. Et ça, c'est en relation avec deux problèmes maintenant qui commencent à toucher l'Europe, et que c'est le problème de, bien sûr, pour la migration, c'est pas maintenant, mais pour le terrorisme, ça aussi, ça commence à toucher l'Europe, et c'est lié à étroitement aux problèmes sociaux et économiques. Il est erroné de penser que c'est un problème d'extrémisme religieux seulement. Se l'Italia è davvero interessata a stabilizzare la situazione in Tunisia, questo significa che le politiche che riguardano la Tunisia devono essere coerenti. Non è possibile, per esempio, pensare che in una situazione così difficile dal punto di vista sociale, maggiore libertà, della possibilità di votare, ma dove la situazione economica rimane tragica, non si può scaricare sulla Tunisia il peso dei migranti che noi non vogliamo accogliere. Non è possibile imporre alla Tunisia, come l'Unione Europea sta cercando di fare, un accordo di libero scambio completo, approfondito, che liberalizzerebbe completamente servizi pubblici essenziali e agricoltura, mettendo praticamente completamente in crisi la fragile, per esempio, agricoltura tunisina, che è fondata soprattutto sull'agricoltura familiare e che non sarebbe minimamente in grado di sopportare l'arrivo delle grandi aziende agricole europee. La questione degli scomparsi e della richiesta di verità e giustizia degli scomparsi in mare durante il percorso delle migrazioni è una richiesta che viene dalle famiglie, coinvolge migliaia e migliaia di persone in Tunisia, ed è chiaro che se si vuole combattere il sentimento anti-europeo ed anti-occidentale tutto si può fare tranne che generare risentimento. Però questo dobbiamo sapere, che non è che genera solo povertà. Questo genera e apre il vaso di Pandora. Il terrorismo quindi ha anche una matrice economica e sociale, secondo voi si alimenta anche di quello? Il terrorismo si alimenta di questo. I giovani che hanno fatto la rivoluzione in nome della dignità sociale, se poi vedono che i governi post-rivoluzionari la dignità sociale non sono in grado di affermarla, perché non sono in grado di costruire lavoro, il rischio ovviamente è che cadano preda dei predicatori che gli dicono che allora bisogna andare a fare la guerra santa. La Tunisia ha aperto le frontiere nei confronti dei profughi libici. Qui si chiede la stessa cosa all'Europa, di aprire le frontiere, di modificare le politiche migratorie e sulla mobilità. Ovviamente tutto ciò si scontra con la propaganda anche di Salvini, che vuole occupare caserme e scuole per evitare di accogliere profughi. Il rischio che i due oscurantismi, perché ce n'è uno più visibile, attualmente più violento, che è quello che cresce nella sponda sud, ma anche a casa nostra cresce l'oscurantismo. Questi due oscurantismi, se a colpi di propaganda vincono, la nostra gente, il nostro interesse popolare e persino nazionale rischia di essere seriamente messo in discussione. No assolutamente a tutte le voci che girano del fatto che l'Italia stia chiedendo alla Tunisia di essere lei a farsi carico di andare a recuperare i migranti a mare, perché così se li porta in Tunisia e qui neanche arrivano, e via l'apertura dei canali umanitari. Vengono chiamati migranti irregolari, quelli non sono migranti irregolari, quella è gente che scappa da una guerra, c'ha diritto a essere accolta, altrimenti diciamo che siamo nella barbarie. Quindi viva l'ISIS, viva i neonazisti, e dopodiché però non invidio le prossime generazioni che vivranno in un mondo così. Alors nous voulons de la transparence, nous voulons une étude réelle d'impact sur les droits économiques et sociaux de la LECA, et on ne veut pas qu'on parle de liberté de circulation des capitaux et des biens sans parler de la liberté de circulation des personnes.